Ma perché ho una serie di racconti, una serie di storie, di personaggi che mi piacerebbe raccontare, a cui piacerebbe, mi piacerebbe dargli vita. Lo sciamano era uno di questi, e sono convinto poi che lo sviluppo possa amplificare assolutamente quella che è la vita di questo personaggio e la vita del romanzo. Allora, c'è tanto nella parte creativa, c'è qualcosina nella parte umana, diciamo così, però ho cercato di renderlo quanto più unico possibile, ho cercato di rendere il racconto stesso, nonostante fosse un racconto di genere, fosse legato al mondo del thriller, risultasse banale, che non risultasse già visto. Almeno questa era la mia intenzione, speriamo che il risultato sia quello. Bella domanda, ti toccherà aspettare qualche mese per vederlo. Top secret, però vi posso dire che sarà, nonostante sarà l'ultima stagione, sarà qualcosa di veramente emozionante, sarà qualcosa di veramente tosto, sarà di altissima qualità così come lo sono state le altre stagioni, sarà ricchissima di colpi di scena, quindi senza pensieri. Io l'ho definito come la fine di una storia d'amore, dove da un lato sei felice perché, diciamo, adesso sei libero, adesso puoi vivere nuove emozioni, nuovi percorsi, nuove strade, però dall'altro sei triste perché poi si chiude un cerchio, si lascia un personaggio, si lascia una storia, però si va avanti.